Sono partiti ieri i lavori alla scuola media Cresto. Di cosa si tratta? L'intervento è sostanzialmente finalizzato all'eliminazione delle situazioni di pericolo che possono accadere in questo edificio. Quindi abbiamo come priorità la sistemazione dei cornicioni, come si può vedere, la sistemazione degli architravi delle finestre e poi, entrando invece all'interno della scuola, la rimozione degli intonaci pericolosi dell'intradosso dei solai di alcune aule che adesso sono inagibili. Questo è stato dovuto a infiltrazioni pregresse. Contestualmente viene rifatto integralmente l'impermeabilizzazione al di sopra dell'atrio e poi invece nei due cortili interni vengono sostituiti i serramenti e rifatte integralmente le facciate con la messa in sicurezza delle travi ribassate che sostengono gli shed che coprono l'atrio. Questi tipi di interventi hanno come canale di finanziamento il decreto del fare, ovvero nel decreto del fare sono stati inseriti dei soldi che sono stati distribuiti alle varie regioni. Le varie regioni hanno poi stanziato attraverso una graduatoria i finanziamenti alle scuole che ne necessitavano e attraverso il MIUR, cioè il finanziamento è del MIUR. Quanto durerà l'intervento? L'intervento è previsto che duri 7 mesi. Gli interventi sui perimetri esterni possono essere fatti senza disturbare l'attività didattica o comunque con una minima interferenza, soprattutto il rumore, quindi sostanzialmente la scuola deve un pochettino sopportare le attività edilizie, mentre invece gli interventi all'interno e soprattutto la sostituzione dei serramenti deve avvenire a scuola chiusa e quindi durante il periodo di interruzione, cioè durante l'estate. Sono previsti interventi futuri successivi a questo? Allora, questo intervento, come dicevo prima, è finalizzato a rimuovere le situazioni di pericolo. Con interventi successivi bisognerà migliorare le condizioni della scuola, come ad esempio rifare il pavimento dell'atrio, se vogliamo migliorare le prestazioni energetiche, sostituire i serramenti, però la scala di priorità ovviamente deve essere prima data alla sicurezza. Ci si appoggerà però a canali di finanziamento differenti? Bisogna vedere come verrà gestita questa cosa, come lo Stato deciderà di destinare le risorse pubbliche, anche perché come potete vedere questa è una scuola di grosse dimensioni, con una potenzialità ricettiva di 300 bambini e quindi è una scuola grande che richiede interventi manutentivi importanti. Un anno fa il sopralluogo e oggi il cantiere, come sei arrivato al finanziamento? Siamo arrivati grazie alla regione che ha capito le problematiche che c'erano in questa scuola e quindi ha pensato che fosse giusto mettere in graduatoria Castellamonte di trasmettere la relativa lista al Ministero ed è stata accettata e quindi è passato il finanziamento a Castellamonte. Il costo complessivo dell'intervento? Ma il costo complessivo era il tetto massimo, perché il massimo che potevano avere i singoli interventi erano di 500.000 euro e quindi noi abbiamo avuto la fortuna di avere completamente tutto il tetto del finanziamento disponibile, ovvero 500.000 euro. La scuola però necessita di interventi futuri, come farete? Ma io spero che questo sia un primo tassello e poi riuscire ad ottenere altri finanziamenti per chiudere un pochino queste problematiche a livello di sicurezza che la scuola ha. Prossimo impegno dell'amministrazione per i lavori alla scuola Cresto? Ma rimane sempre il sogno principale, che è quello di andare a realizzare un nuovo blocco, un nuovo lotto per poter costruire un nuovo edificio, quindi una struttura nuova nel vero senso della parola. È chiaro che questi sono interventi comunque importanti per la messa in sicurezza, per cui riuscire a ottenere 500.000 euro dalla regione è stato già un impegno non indifferente. È chiaro che nel nostro progetto c'è sempre quello di andare a realizzare delle altre strutture al servizio dei giovani, della scuola principale.